Doppio appuntamento con gli studenti e le studentesse del liceo musicale Alfonso Gatto al Teatro Edoardo De Filippo di Agropoli per giovedì 16 dicembre. L'orchestra, il coro e i gruppi di musica d'insieme del liceo musicale tornano ad esibirsi sul palcoscenico dopo 2 anni dall'ultimo straordinario concerto del 12 dicembre 2019. Alle ore 18 si inizia con il concerto orchestra scuola, scuola in orchestra, realizzato nell'ambito di un progetto ministeriale Ufficio Scolastico Regionale della Campania, al quale il liceo Gatto ha aderito insieme alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, ovvero l'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo e l'Istituto Comprensivo di Castellabate San Marco e di Capaccio Pestum. Il progetto nasce dalla volontà di incoraggiare la formazione di orchestre anche fra scuole diverse per ordine e grado, dopo un periodo complesso e difficile. I giovanissimi musicisti delle scuole medie daranno vita insieme agli studenti dell'orchestra del liceo a 7 gruppi musicali, testimonianza di una scuola che non si è mai fermata e che ha ripreso con entusiasmo a fare musica in presenza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19. Alle ore 20:30 il secondo appuntamento con il coro e l'orchestra del liceo musicale che presenteranno il tanto atteso concerto di Natale che quest'anno ha come titolo Il dono. La scelta del titolo non è casuale. Donare significa dare senza volere nulla in cambio. Il dono è l'esternazione di un sentimento, di un'emozione, di una condivisione, di un legame speciale che si crea spontaneamente tra coloro che donano e coloro che ricevono. Ed è ciò che accade quando il coro e l'orchestra si esibiscono sul palco. Cos'altro è se non donarsi agli altri, al pubblico che ascolta, accolto o coinvolto dentro la musica? Sulle voci, sulle note intonate e suonate vibrano le emozioni di chi ama la musica, attraversano il tempo e lo spazio per condurre in una dimensione di pace interiore, di dolcezza e di leggerezza. Ed è in questa dimensione che il liceo Alfonso Gatto renderà omaggio a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto di crowdfunding Adotta un'aula, che consentirà una riqualificazione degli ambienti scolastici della sede di Via Pio X. Al termine del concerto, gli studenti e le studentesse ringrazieranno pubblicamente ogni singolo donatore che con un personale contributo ha reso possibile un sogno, avere una scuola più bella, sicura ed accogliente. Il progetto Adotta un'aula è stato promosso dal liceo Alfonso Gatto e ampiamente sostenuto dalla provincia di Salerno e dalla BCC Buccino e Comuni Cilentani. Aziende, privati, cittadini, ex studenti hanno donato condividendo l'idea che la scuola sia un bene comune che appartiene alla collettività, luogo di cultura per eccellenza che deve essere custodito e valorizzato. Saranno presenti al concerto il sindaco Adamo Coppola e tutta l'amministrazione comunale che ha concesso alla scuola l'utilizzo del teatro per vivere nella musica il dolce preannuncio di un Natale che ci auguriamo sereno e ricco di doni autenticamente preziosi. Il concerto si terrà nel pieno rispetto delle misure anti-Covid-19.